Gaffitali, raddoppiano le offerte. Per te maglia a 39 euro e diadema soli 59 euro. Ti aspettiamo presso il Gaffitali Shop a Bassano e in tutti i negozi Asper Group. L'indice R&T in Veneto è il più alto di tutta Italia. Parte oggi la maratona dello shopping di Natale a preoccupare gli assembramenti di persone nel weekend lungo. Riaperte dal 7 gennaio le scuole superiori al 75% degli studenti, i dubbi dei presidi, nel mirino il problema trasporti. Condominio di Bassano assegna l'incarico di amministratore a un dipendente pubblico senza nulla osta, maxi multa della Guardia di Finanza su segnalazione dell'anticorruzione. L'assessore Zonta rinuncia alla direzione dei lavori del Ponticello con Solagna. Non c'è l'incompatibilità di ruolo, ma non voglio creare problemi. Oltre 500 abeti in vendita nel quartier generale, allestito da OTB in via Engarano. Madrina dell'evento di beneficenza, Melissa Satta. I fondi raccolti alle famiglie in difficoltà. Anche Marostica ha acceso il Natale. Meno eventi, ma più luci. Anche il corso illuminato per invitare agli acquisti nei negozi di vicinato. Buon sabato ai nostri telespettatori, ben ritrovati a Bassano Notizie. Il governatore Zaia si è detto molto preoccupato oggi durante l'odierna conferenza stampa relativamente all'indice R&T che nella nostra regione è il più alto di tutta Italia e sono proprio gli assembramenti provocati dallo shopping natalizio che potrebbero evitare di far scendere la curva del contagio, sotto pressione anche le terapie intensive. L'affluenza e le grandi masse che si spostano oggi ancora ci portano ad essere la prima regione d'Italia per R&T. Il governatore del Veneto Luca Zaia non nasconde la sua preoccupazione. Da oggi inizia il weekend lungo dello shopping. 4 giorni in cui i negozi saranno aperti. L'R&T in Veneto è a 1,11, sta calando come nel resto della penisola, ma qui la diminuzione è molto lenta. Le curve dei contagi hanno iniziato a virare, ma a causa degli assembramenti le variazioni sono minime e da qui a Natale i centri potrebbero riempirsi di persone in fila per lo shopping. L'appello che faccio io ai cittadini di evitare fortemente gli assembramenti e purtroppo noi vediamo che ci sono fiumi umani che si dirigono verso i centri cittadini. Dati ancora preoccupanti per quanto riguarda il Covid in regione, 3.059 ricoverati di cui 340 in terapia intensiva, 3 in più di ieri, ma il dato che fa più riflettere è quello dei decessi. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 108, 3.607 i positivi, il 6,93% delle persone che si sono sottoposte al tampone, ma il virus si è abituato a cambiamenti repentini, impossibile quindi abbassare la guardia. Con oltre 3.000 ricoveri il problema si sente e gli assembramenti dei prossimi giorni possono solo preoccupare. Sotto pressione anche le terapie intensive, con 25 persone ricoverate ogni giorno, uno ogni 200 positivi. Oggi abbiamo avuto 3.600 positivi, vuol dire che di queste 3.600 persone, 14 di loro, entro i prossimi 10 giorni, entreranno in terapia intensiva. Nel mese di novembre la percentuale di pazienti che sopravvive è di poco superiore al 50%. Questo vuol dire che di quei 14, quasi 7 moriranno. Il DPCM, reso noto qualche ora fa, ha dato il via libera anche all'apertura delle scuole. Sarà il 7 gennaio, il momento atteso per studenti e insegnanti per il ritorno in aula, ma sono ancora tanti gli interrogativi. Riapre la scuola. Il nuovo DPCM lo mette nero su bianco, ma non specifica ancora alcuni punti chiave, come la gestione delle presenze in aula. Inizia così il valzer delle percentuali, che prevede alcuni studenti in classe e altri collegati da casa, ma la turnazione permetterà a tutti di tornare a frequentare scuola, compagni e professori. È ufficiale che si rientri il 7 di gennaio e naturalmente tutti ci stiamo già organizzando per questo appuntamento che per noi è veramente molto importante e ne siamo molto felici. L'organizzazione
vaccinazione andrà su quel 75% che è stato previsto da DPCM, quindi con turnazione dei ragazzi rispetto al numero complessivo. E in effetti noi stiamo facendo un piano A e un piano B, cioè 75% e 50%, perché ancora gli sviluppi di questa situazione non si conoscono. Resta sul banco degli imputati il nodo trasporti, che nei mesi scorsi aveva causato più di qualche mal di testa sia ai dirigenti scolastici sia alle amministrazioni. Sul fronte trasporti tutti noi, dirigenti scolastici, famiglie, studenti, confidiamo che ci siano delle grandi novità, perché è improponibile la situazione che è stata poi, diciamo, alla base della decisione di chiudere le scuole superiori. In questo momento non abbiamo tante notizie certe, sappiamo che sono all'opera tutte le amministrazioni per cercare di organizzare un servizio adeguato e che ci sono dei tavoli di lavoro che stanno per partire, quindi confidiamo che ci siano veramente delle soluzioni adatte. Burocrazia e logistica a parte, la notizia della riapertura ufficiale delle scuole il 7 gennaio ha provocato un moto di felicità tra i ragazzi. È chiaro che i ragazzi non vedono l'ora di tornare a scuola, io ne sto sentendo diversi nelle lezioni online, durante i incontri che stiamo comunque svolgendo. E sì, i ragazzi hanno desiderio di tornare a scuola, sono molto ansiosi, quindi hanno reagito naturalmente molto bene a questa notizia. Ed ora al maltempo. Sono oltre 140 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati nelle ultime ore in tutta la regione, di questi 35 a Vicenza e provincia. Il maltempo ha colpito anche il Bassanese, con le squadre impegnate nell'abbattimento di alberi pericolanti e nella liberazione delle strade sia a Bassano che ad Asiago. Lungo la statale 47 nel territorio di Solagna un tratto di strada è ceduto, senza però comportare grossi disagi al traffico. Interventi per danni provocati dalla pioggia in altopiano, dove la neve bagnata sta rendendo pericolosamente viscido l'asfalto. Soccorso anche una coppia di 25enni che aveva cercato di raggiungere Cima Grappa durante la notte in auto, rimanendo poi bloccati in mezzo ad una tormenta di neve. Maxi multa ad un condominio di Bassano. L'amministratore era un dipendente pubblico che non aveva ricevuto alcuna autorizzazione. Era l'amministratore di condominio di oltre 90 appartamenti senza aver mai avuto l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, un impiego incompatibile con la sua carica di dipendente pubblico. La Guardia di Finanza del nucleo di Bassano, su attivazione da parte del nucleo speciale anticorruzione di Roma, ha concluso un'attività amministrativa nei confronti di un condominio di Bassano. Preliminarmente il pubblico dipendente, prima di esercitare un'attività extra istituzionale, deve richiedere all'ente di appartenenza le dovute autorizzazioni preventive prima di avviare qualsiasi tipo di attività extra professionale. Dall'attività ispettiva è emerso che il dipendente pubblico ha svolto senza autorizzazione l'attività dal 2016 al 2020, ha ricevuto dai condomini l'affidamento dell'incarico di amministrare la gestione del condominio, percependo un compenso di 30.000 euro. Il condominio che ha attribuito al pubblico dipendente l'incarico di amministrare il condominio stesso, quindi l'autore principale è il condominio e successivamente come responsabile solido è anche il pubblico dipendente. Al termine dell'attività è stato contestato al condominio il mancato rispetto della normativa di settore, comminando una sanzione di oltre 60.000 euro, pari al doppio degli emolumenti corrisposti. L'assessore al comune di Bassano Zonta rinuncia alla direzione dei lavori del ponticello con Solagna. Non c'è incompatibilità di ruolo, dice l'ingegnere, ma non voglio creare problemi. L'incarico riguardava la pista ciclabile sul canale Enel tra Solagna e Campese, incarico affidato dal comune di Solagna per un'opera che coinvolgeva però anche Bassano. La questione era stata sollevata dalle minoranze della città, autrici di un'interrogazione protocollata per il prossimo consiglio comunale. E parliamo adesso di Natale. Angarano si veste a festa e fa del bene alle famiglie in difficoltà di tutto il bassanese, grazie all'iniziativa di OTB con la vendita di abeti solidali. Madrina d'eccezione, Melissa Satta. Sono un simbolo del Natale, sono lo spazio della creatività per ognuno di noi. Gli abeti rappresentano un richiamo magico all'atmosfera luccicante e avvolgente che le feste natalizie ci regalano, e quelli della Fondazione OTB aiutano anche a fare del bene. Il Natale va festeggiato, i bambini hanno bisogno di serenità e tranquillità, quindi non parliamo più di Covid per un po'.
Se questi abeti pronti per essere addobbati servono a distrarci, è invece perfettamente in tema la finalità per la quale vengono venduti: raccogliere fondi a favore delle famiglie in difficoltà, ma anche delle stesse strutture che si occupano di malati di Covid. Sono orgogliosa della nostra fondazione perché abbiamo fatto un lavoro stupendo durante il Covid, quindi assistendo 61 ospedali, 32 case di cura, fornendo mascherine, respiratori, depuratori d'aria. È stato un lavoro veramente intenso. Il lavoro della Fondazione si è concentrato sui vari aspetti legati alla pandemia e alle conseguenze del lockdown, come ad esempio le donne vittime di violenze che hanno potuto beneficiare delle iniziative di OTB. Diamo aiuto psicologico, diamo il legale, diamo anche degli ostelli se hanno bisogno di andare via da casa. E troviamo anche a loro un lavoro e magari le mettiamo su qualche azienda pagando noi i primi mesi, sperando che dopo le aziende le vengano assunte. Per sostenere queste attività è fondamentale l'aiuto di tutti e acquistare un abete OTB permette di portare a casa la magia del Natale e la consapevolezza di aver fatto del bene. Chi può, noi siamo qua, penso insomma che rimarranno qui oggi, domani, forse anche settimana prossima. Io quando posso ci sono, cerco di dare un po' del mio, il mio contributo, il mio aiuto. Vi aspettiamo e se potete siamo qua. Anche Marostica accende il Natale, meno eventi ma più luci che creano anche un corridoio luminoso per invitare allo shopping nei negozi di vicinato. Il Natale più luminoso nell'anno più buio. Non soltanto l'albero in piazza e la skyline curata dalla Compagnia delle Mura. Quest'anno Marostica accende anche Corso Mazzini grazie al contributo di Volkspunk. Una luce che rincuora e credo che dia una mano a tutti nel voler credersi ancora alle nostre attività commerciali, alle nostre attività artigianali. Un Natale di calore perché comunque le attività e le persone, come abbiamo già detto, si uniscono ancora di più, anche se devono stare distanziate. Luci che sono riflettori sulle proposte dei negozi di vicinato, protagonisti anche di una campagna promozionale. Quasi un appello a sostenere e premiare gli sforzi delle attività locali. Negozi che, come ben si sa, sono il cuore pulsante della nostra città e contribuiscono in modo significativo tutto il tempo dell'anno a rendere anche viva le nostre comunità. Scegliendo loro, io credo si potrà riscoprire anche il vero senso del Natale. In mancanza della pista di pattinaggio in piazza, la Promarostica volteggia su piattaforme digitali. Appuntamento online il 10 dicembre con il DJ Joe T. Vannelli e tutti i giorni con il calendario social dell'Avvento. Dall'1 al 24 dicembre ogni giorno sui social si potrà scoprire una casellina e scoprire un qualcosa, una curiosità su Marostica e i personaggi illustri. Spolaore Distributori, una scelta personalizzata per la tua pausa caffè, per adattarsi alle tue esigenze. Scegli Spolaore Distributori. Nel calcio slitta ancora di una settimana il ritorno in campo del Cartigiano in Serie D, che tornerà a giocare solamente domenica prossima in trasferta nel delicato derby con l'Arzignano allo stadio Dal Molin. E anche per questa sera è davvero tutto. Come sempre, grazie per averci seguito. Un felice proseguimento a tutti voi con i programmi di TV a Vicenza. Caffitali, raddoppiano le offerte. Per te maglia a 39 euro e diadema a soli 59 euro. Ti aspettiamo presso il Caffitali Shop a Bassano e in tutti i negozi Asper Group.